Siamo giunti alla quarta edizione del censimento permanente della popolazione, una grande sfida che l'Istituto ha accolto per produrre dati utili al Paese. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi 4 anni, anche se nel 2020, come tutti ricordano, abbiamo dovuto affrontare le difficoltà del Covid e quindi non abbiamo potuto effettuare le rilevazioni. Ma adesso il sistema sta andando a regime e produce i risultati che erano stati appunto progettati. Quest'anno la popolazione ha dimostrato ancora un lieve calo, in linea con le tendenze demografiche. Sono diminuiti un pochino i comuni che perdono popolazione, particolarmente i piccoli comuni, sembra che riescano a tenere un pochino più la popolazione, e c'è stato un lievissimo calo degli stranieri presenti sul territorio, comunque ormai presenti per percentuali molto importanti. La cosa interessante che questo censimento permanente ci consente è poter produrre degli approfondimenti annuali. Nel 2019 abbiamo approfondito la tematica dei borghi più belli d'Italia, come ricorderete. Quest'anno riusciamo a produrre dati sulle popolazioni difficili da raggiungere, quelle che vivono in convivenza negli istituti religiosi, nelle caserme, negli asili, nei centri di accoglienza per gli immigrati. Le persone senza tetto e senza fissa dimora e anche praticamente le popolazioni che vivono in campi attrezzati. Sono dati nuovi, molto importanti per i comuni e per la collettività.